la società ha fatto una cosa che anche era una necessità. Arriva nel caldo, per cui sotto la maglietta ufficiale ci sarà un bermuda. Mo apro questo per quello là. Tenuta in color militare, quindi sì, direi di sì, perché è un colore che incita in voglia all'azione, ecco. No, stai in ospedale tu. Tu ne mai guardi, fa solo di conto, ti piglia, abbigliamento, vieni a mangiare. Guarda già lo stile. Io vedo che stai in Dubagna, no? Questa è una M. Eccezionale, vino buono quest'anno, vino buono, tanta roba, tanta roba, botti adeguate e vino buono. Meno male, ma come hai fatto ad avere vino buono? Abbiamo avuto della buona uva, il materiale era buono di partenza, per cui non è stato complicato, piano piano ci siamo arrivati. Dobbiamo andare avanti, sempre meglio. Ci divertiamo, dai. Sicuramente. Concentrati. Lo so. Concentrati. Più bella cosa non c'è che stare qua tutti insieme a festeggiare questa prima tranche di partite, ma poi viene il più bello. Ora dobbiamo giocarci veramente per grandi traguardi. Speriamo bene, dai. Uno di quelli più vecchi, nel senso che sei un vecchio. Onestamente. Ho un figlio di 2 anni, ricordo tutti. Comunque, quando alle chiacchiere. Buon appetito. Infatti, pure io mi sono meravigliato. Se avessimo un portiere migliore. Ecco. Diciamo però, migliore. Potremmo anche avere qualcosa in più. Ma invece non vinciamo niente. Quando un portiere migliore, però ci vuole un portiere migliore. Ormai ci siamo, Francesco. Penso di essere di nuovo campione d'Italia insieme alla squadra, ce lo siamo meritati. Sono passati 33 anni, una vita, c'è un percorso davanti agli occhi. Nel primo scudetto non ero sposato, nel secondo c'è avuto un figlio, oggi c'è una nipotina di 2 anni. Passata veramente acqua sotto i ponti. È una bellissima sensazione, sofferta. Me l'aspettavo nel 2018, ma quello è stato scippato. Napoli nel cuore. Napoli nel cuore, anche la Paternova, anche insomma, siamo quasi alla fine di qualche percorso, forse l'anno prossimo, sperando nei veterani se ce lo fanno fare.
parla Marco. Stavo dicendo che parlano di trio delle meraviglie soltanto per gli azzurri e qualche altra squadra. Adesso bisogna ricordarsi anche della Partenope. Perché il trio è qua. Il vero detto è BBP, Marco Romano Bino. Esatto, brava. Così, BBP. Ma fammi vedere qualcosa. Ecco, il trio delle meraviglie. L'abbiamo calcolato in campo. In campo. In campo. In campo l'abbiamo lottato. Il trio delle meraviglie. Solo in campo, Francesco. Romano Bino, chi è? BBP Marco Pino, che cazzo faccio a te? Ci dispiace per Sandro Marotta. No. Noi siamo scooter, eravamo BRP, Marco Romano in pingue. Non parlo perché sono in polemica. Che succede? Niente, non voglio parlare. Silenzio stampa per Marotta. Vai dal mister, tanto lo sai. Perché è arrabbiato Marotta? Marotta è arrabbiato perché lui è la parte uterina della Partenope. Ha parlato con te, eh? Quindi sia la parte uterina ma anche la parte ispettiva. Lui vigila affinché non si creino delle lobby interne della squadra che si ripercuotano in campo e creano problemi soprattutto a lui. Attenzione, vale quanto un campionato intero. Presidente, grazie. Grazie. Questo programma è offerto da...